Buongiorno a tutte e a tutti. Intanto sono contento di essere al Congresso nazionale dei veri giovani democratici e non a convegni di giovani democratici che non ho mai capito bene se fossero giovani un po' passatelli come me. Io voglio intanto ringraziare Fausto, Fabio, Valentina e tutti i dirigenti di questa organizzazione per l'aiuto e il sostegno fattivo che hanno regalato ad Equality Italia in questi suoi due primi anni di attività. Equality Italia è una rete che si occupa di tutti i diritti civili e cerca di unire in questa battaglia sui diritti civili diverse espressioni della società, dai gruppi dirigenti dei partiti e prima soprattutto il Partito Democratico, ma anche esperienze sociali e culturali diverse tra di loro. Perché guardate, i diritti civili in Italia sono fermi perché non c'è un vero pensiero sui diritti civili. Si parla molte volte per comparti stagno, molte volte i partiti pronunciano parole che non corrispondono alla realtà, manca un vero e proprio alfabeto di cosa oggi siano i diritti sociali e i diritti civili insieme. Per esempio, io voglio farvi un primo esempio. Io, per esempio, non sono per i matrimoni gay, sono per i matrimoni per tutti. Che cosa differente? Matrimonio per tutti significa che il matrimonio così com'è oggi in Italia, per esempio, è un istituto a cui i giovani stanno cercando di scappare. Per quale ragione? Perché è difficile sposarsi in questo paese, perché costa sposarsi, costa avere figli, costa divorziare. Allora, al di là della retorica familista, anche qualche volta anche di qualche nostro dirigente di partito, la vera sfida in questo paese è riformare il matrimonio affinché tutte e tutti possiamo finalmente accedervi, approvando per esempio il divorzio breve, approvando una riforma del diritto di famiglia, riconoscendo finalmente come uguali, uno scandalo pazzesco in questo paese, uguali figli naturali dai figli legittimi. E per cui io credo che i nostri dirigenti, i dirigenti di tutte le sinistre italiane, hanno la possibilità oggi di prendere un po' di coraggio. È sufficiente leggere il Cardinale Martini ieri sul Corriere della Sera. Non è necessario essere dei rivoluzionari comunisti per pensare che in questa Italia manca un pezzo importante della libertà delle persone, che in questo momento si coniuga con una drammatica crisi economica. Guardate, appunto, l'appello a fare famiglie eterosessuali tradizionali piuttosto quello di fare tanti figli cozza col fatto che la stragrande maggioranza dei giovani e delle ragazze di questo paese sono precari e non possono permettersi assolutamente di costruire una famiglia. Per cui sarebbe ora che invece di parlare di fare slogan si producessero politiche coerenti e invece di promuovere il fatto che con la cosiddetta riforma dell'articolo 18 tutti potremmo essere finalmente licenziati. Allora io dico, come ripeto quello che ha detto Bersani con molta enfasi giustamente a Porta a Porta: se tu sei gay, se tu sei ebreo, se tu sei migrante, se tu sei qualsiasi cosa che non vada bene al tuo datore di lavoro, troverà la scusa del fattore economico e ti licenzierà. Quindi oltre il danno la beffa, oltre il precariato anche si apre la porta al licenziamento facile. Per questo, pur essendo un liberale molto appassionato rispetto al fatto che in questo paese esistono poche libertà e pochi strumenti liberali, devo dire che l'articolo 18, così come vuole essere cambiato, è uno degli schiaffi peggiori alle giovani generazioni, non tanto ai garantiti, alle giovani generatori e alle generazioni future di questo Paese. Vedete, la discriminazione economica e quella sociale e quella civile crea, e voi lo sapete bene perché nelle città vivete e conoscete i vostri e le vostre coetanee,
crea un'immensa solitudine di cui nessuno si occupa. E la solitudine crea a volte anche violenza, crea risposte tipo affidarsi alle droghe, crea un'immensa immaginazione che, guardate, non è solo un'immaginazione di tipo economico, ma è un'immaginazione di senso. Quello che è profondo in questo momento è appunto una mancanza, una sfiducia verso il futuro. Ebbene, a rispondere a questo è, secondo me, il compito migliore che la vostra organizzazione può fare in questo momento, respingendo con grande forza la vergognosa rappresentazione che ogni giorno ci viene proposta sui mass media italiani dei giovani di questo paese, come se fossero o bamboccioni o stupidi o disinteressati al proprio futuro. Questo è quello che vorrebbero far passare alcune classi dirigenti che non vogliono andarsene via. E guardate, su questo punto, non amando molto il rinnovamento per il rinnovamento, però vi devo dire che voi dovete assumervi da questo vostro splendido congresso, che certo è un congresso anche difficile, conflittuale, ma quando ci sono le idee è bene che ci sia il conflitto, se ci sono idee naturalmente. Bene, da questo congresso voi dovete prendere anche coraggio, dovete riempire quello spazio che oggi è occupato da chi vorrebbe uccidere i propri padri per riproporre idee più vecchie dei propri nonni. Io credo che voi invece dovete occupare un altro spazio, dovete chiedere il cambiamento vero di questo paese. Allora, io credo che come Quality Italia noi siamo al vostro servizio, abbiamo insieme a voi un patto di lavoro che questi 2 anni ha prodotto molti fatti importanti e molte alleanze inedite anche trasversali. Ebbene, noi siamo al vostro servizio per una ragione semplice, perché crediamo che l'Italia nei prossimi mesi ha bisogno di un programma che coniughi insieme diritti sociali e diritti civili e che metta al centro questioni molto serie di cui voi sicuramente state dibattendo in questo congresso, dal diritto al sapere al diritto al lavoro, dai diritti civili e personali alla modernizzazione di questo paese, perché non è che è possibile continuare a fare misure contro la povera gente e pensare che questo sia la modernizzazione di un paese. Questa si chiama, una volta si chiamava macelleria sociale, non si chiama modernizzazione. Ha l'altro punto fondamentale, che non è la promozione del genere femminile, ma è lasciare lo spazio al genere femminile affinché possa concorrere a costruire un paese completamente nuovo. Non si tratta di quote, si tratta di fare in modo che finalmente il 52% della popolazione italiana assuma la responsabilità che deve assumere. Chiudo ringraziandovi ancora per il fatto di essere stato invitato a questo congresso, chiedendovi questo: ogni volta che parlate nelle vostre sedi, nelle vostre appuntamenti, tenete sempre presente che le persone, quindi soprattutto i giovani e le ragazze, sentono come urgente naturalmente il diritto al lavoro, allo studio, allo stesso tempo sentono urgente che questo paese si liberi dai lacci e lacciuoli che non permettono alle persone di essere realmente, concretamente libere. Per questo c'è bisogno di un'Italia diversa, di un'Italia nuova, e io spero che con voi riusciremo a costruire un programma per il centro-sinistra che sia finalmente all'altezza di un paese che è già cambiato. Grazie e buon lavoro.